La chiesa, inizialmente costruita in stile romanico, in seguito alle trasformazioni subite nel corso di tre secoli ha assunto forme gotiche. La facciata attuale, che risale alla metà del XIV secolo, è a capanna e presenta tre portali con archi a sesto acuto, a cui si sovrappongono le ghimberghe. La ghimberga è un frontone triangolare proprio dello stile gotico, sormontate da un pinnacolo. La ghimberga centrale non è in asse con la facciata, ma spostata verso la destra di chi guarda, in modo tale da non coprire completamente il rosone, testimoniando così che le ghimberghe costituiscono un'aggiunta posteriore. Esse risalgono infatti alla grande sistemazione della chiesa, avvenuta alla fine del XV secolo. Ai lati della ghimberga centrale si aprono due finestre monofore. La facciata è abbellita e movimentata da una ricca decorazione in terracotta. Questo tipo di decorazione rappresenta la fusione di creazione artistica ed esecuzione artigianale. Infatti, gli elementi decorativi ideati dall'artista, foglie, rami, frutti, fiori, serie di archetti, venivano riprodotti in formelle tramite stampi, che consentivano di ripetere innumerevoli volte i motivi ornamentali. A Sant'Antonio di Ranverso sono state così create cornici per ornare i portali, le ghimberghe, le finestre, il rosone, ma anche i coronamenti del tetto, i pinnacoli, i fianchi della chiesa, l'abside e il campanile. La facciata presenta inoltre una decorazione dipinta a motivi geometrici eseguita agli inizi del XVI secolo. L'abside poligonale Risalente alla fine del XV secolo, è percorsa da alti contrafforti che sono sormontati da pinnacoli. Il rosone e le due finestre illuminano il coro d'inverno dei frati, il locale soprastante l'atrio porticato antistante la facciata, o n'artece, eretto alla metà del XV secolo. Nella ricca decorazione in cotto delle cornici di ghimberghe e archi Alcune formelle deteriorate sono state sostituite nel corso del restauro degli inizi del Novecento. Il rilievo in gesso, copia di quello originale, collocato nella parte alta della ghimberga centrale e riproducente un'aquila, probabilmente è lo stemma di Jean de Monchenu XV secolo, il secondo dei precettori con questo nome. Precettore era il titolo dato al responsabile di una commanderia. Oppure è l'emblema dell'imperatore Sigismondo che nel 1416 conferì ai Conti di Savoia il titolo di duca.